Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video acquisti cinesi. Questa mattina sono andata in un negozio di cinesi che c'è nella mia città e ho comprato un po' di cose, sia accessori di make-up, abbigliamento, prodotti per la casa, dei prodotti per i capelli, quindi insomma ho preso veramente una serie di cose diverse e volevo condividere con voi i miei acquisti. Parto con un prodotto per i capelli che durante l'estate ha spopolato, anche se io in realtà durante l'estate non lo avevo comprato, l'ho comprato questa mattina e sto parlando dell'Hair Food di Garnier. Questa è una maschera per capelli al 98% naturale e in questo caso io ho preso quello alla profumazione macadamia. In realtà lo volevo alla banana, però non l'ho trovato e ho preso questo perché ho visto che comunque ha il potere lisciante, districante, nutriente per i capelli. Quindi insomma pensavo di fare questo trattamento perché ultimamente li vedo più rovinati e quindi volevo provare a fare qualcosa di un pochino più strong rispetto al solito shampoo e balm. E proverò questo prodotto, poi sicuramente farò la recensione, però vorrei riuscire a recuperare anche quello alla banana, così faccio una recensione un pochino più corposa e magari faccio anche un confronto fra i due, così è anche più utile. Poi, sempre per i capelli, ho preso un elastico un po' particolare perché è questo, quello che ha i capelli finti, praticamente va a simulare una conciatura. Questo è completamente diverso dal mio colore perché è molto più scuro. Questo è un rosso che tende più a rosa, viola, però mi piaceva ed era comunque quello che assomiglia un pochino di più al mio colore. Poi sicuramente lo stacco si vedrà. Però io volevo provare questa cosa, volevo creare una conciatura un po' particolare, quindi poi troverò il modo di mimetizzare comunque lo stacco tra i due colori e insomma voglio almeno una volta voglio mettere questa cosa, voglio provarlo, quindi ho preso anche questo. Poi ho preso dei pennelli per il make-up, uno è questo, quelli che sono chiamati pennelli ovali, è molto morbido, ha le setole molto morbide, ho preso questo qui che diciamo è medio piccolo ed è per il viso perché io non li ho mai provati, quindi prima di andare ad acquistare tutto il set di questi pennelli volevo provarne uno e come misura questo mi sembrava quello più adatto alle mie esigenze, perché comunque lo andrò ad utilizzare per diciamo andare a correggere delle piccole imperfezioni con il fondotinta o con il correttore, quindi mi serviva comunque una dimensione come questa. E devo dire che promette bene perché le setole sono veramente morbide. Vediamo, spero comunque che mi piaccia perché sono pennelli che mi hanno sempre incuriosita tantissimo e insomma vedremo, non lo so, vedremo se poi mi piace, magari vado ad acquistarne anche altre misure. Invece i pennelli che stamattina sono stati proprio il top dei miei acquisti sono questi, che sono quelli che hanno il manico che ricorda la sirena. Vedete, sono questi, tutti colorati, olografici, con il fondo appunto della sirena e hanno queste setole bianche e rosa. Sono morbidissimi, sono bellissimi. Io questi pennelli li volevo da tempo perché sono veramente belli, mi piacciono tantissimo e quando li ho visti, li ho subito comprati perché sono pennelli che mi piacciono veramente da tantissimo tempo. Li utilizzerò comunque perché io non faccio mai acquisti inutili, non compro mai cose che poi rimangono lì a prendere polvere. Tutte le cose che io compro le utilizzo, le compro perché in qualche modo le voglio poi sfruttare, quindi sicuramente li utilizzerò, anche se è un peccato perché sono veramente bellissimi, quindi è un peccato andarli poi a sporcare, a rovinare, però sono fatti apposta, quindi comunque li utilizzerò. E come potete vedere hanno delle sfumature sul verde, sul rosa, sul viola, sul giallo, sono veramente molto carini, mi piacevano tantissimo. Per le unghie ho preso uno smalto arancione, voi vi starete chiedendo perché questo colore così particolare, l'ho preso arancione perché pensavo di creare poi delle nail art a tema Halloween, quindi mi serviva un arancione. Sempre per le unghie ho preso degli stickers sul dorato, questi qua, spero che riusciate a vedere qualcosa. Ecco, forse così ci sono meno riflessi. Ho preso questi che mi sembravano comunque carini, delicati, abbastanza fini, quindi insomma li proverò.
E poi ho preso la staffa per le unghie, sono quegli adesivi che vanno messi, diciamo, sulla punta per andare a creare la French senza sbavature. Questi in realtà io non li ho mai provati perché la French l'ho sempre fatta con il dotter, però insomma forse così farei prima e voglio provare anche questa cosa. Poi per la casa invece ho preso un semplicissimo rotolo di carta multiuso per pulire, quindi niente di particolare. Poi ho preso dei ganci adesivi, ve ne faccio vedere uno solo, ma in realtà ne ho comprati tre. Questi con la farfalla. Questi mi piacevano molto. Dietro c'è l'adesivo, c'è ovviamente il gancetto qua. E sono quelli che si attaccano al muro, alle piastrelle, alle ante dell'armadio, alle porte, insomma, dove volete. Mi piaceva tantissimo la farfalla così sul rosso e andrò a metterlo dietro alla mia porta del bagno. Io ho il bagno nero e grigio, quindi mi sembrava che questo rosso così brillante potesse staccare benissimo e dare comunque un tocco di originalità, insomma, per creare qualcosa di un po' più sfizioso anche nella stanza da bagno. Sempre per la casa ho preso due candele profumate in confezioni un po' particolari. Questa che sembra una mini marmellata al gusto, alla profumazione di mela ed è molto buona perché l'ho già sentita, c'erano tutti, diciamo, i tester che erano aperti, quindi si poteva sentire la profumazione. Questo l'ho trovato veramente un ottimo profumo e ho pensato di prenderla. Questa è piccolina, poi come vi avevo detto in un altro video sulle candele farò un video a parte. E poi questa che sembra una conserva, sembra qualcosa comunque di commestibile, qualcosa di alimentare, ma in realtà è un'altra candela alla vaniglia. Questa l'ho voluta provare subito, ancora prima di fare il video, appena sono arrivata a casa l'ho accesa, infatti è già un po' consumata. Comunque è alla vaniglia e ha veramente una profumazione di vaniglia squisita. Ce n'erano anche altri tipi alla vaniglia, ma questa era quella comunque secondo me più buona. E poi mi piaceva il fatto che fosse dentro al barattolo. Poi ho preso semplicemente una confezione di colla vinilica, su questo non c'è niente da dire perché colla vinilica mi serviva, l'ho comprata. Poi sempre per la casa, lascio l'abbigliamento per ultimo. Poi sempre per la casa ho preso una tenda, ora cerco di farvela vedere perché è enorme, forse ho sbagliato misura, in realtà l'ho presa un po' troppo grossa, ma in qualche modo la adatterò. È questa, ha praticamente i ganci fatti così e il colore è questo avorio, avorio un po' brillante con queste tonalità che tendono al dorato. Mi sembrava una tenda molto elegante, molto bella, insomma, poi anche la stoffa è molto spessa, molto particolare. Poi ho preso dei semplici auricolari, questi qua li ho presi neri, molto semplici, non hanno nulla di particolare, volevo spendere poco e ho preso questi, quindi auricolari neri, l'ho già tolti dalla confezione perché volevo provarli, vedere se funzionavano, perché se per caso li avessi trovati guasti avrei dovuto comunque tornare indietro al negozio e farmeli cambiare. Poi ho preso due paia di fuso neri, però sono fuso un po' particolari. Perché hanno questo sul lato, ha questa striscia tutta argentata, brillante, con una scritta nera, quindi sono dei fuso, diciamo, un po' più eleganti, che hanno questo motivo così. E poi questi, che sono quelli in realtà che io preferisco, sempre neri, e sul fondo hanno tre stelle luminose, così. Vedete, questo è il fondo del fuso. Hanno queste stelle, mi piacevano perché sono dei fuso un pochino particolari, un pochino diversi, eccoli qua, così forse li vedete meglio, da quelli tutti neri, semplici, normali, insomma, erano un pochino più originali, mi piacevano di più. Io i fuso in realtà li metto solo quando sto in casa, quindi i fuso sono un tipo di abbigliamento che per me è da casa, per me nel senso per quello che è il mio stile di vestire, insomma, il mio modo di essere. Però anche per stare in casa a me fa piacere avere delle cose un pochino più carine, un pochino più eleganti, perché io mi sento più a mio agio così. Quindi io per la casa non uso delle cose vecchie e malandate, ma uso delle cose nuove e carine perché mi piace così e quindi insomma questi due quando li ho visti ho pensato di prenderli così rinnovo anche l'abbigliamento da casa.
Questi sono tutti i prodotti che io ho comprato oggi. Fatemi sapere nei commenti se anche voi ogni tanto andate a comprare dai cinesi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Vi mando un bacio enorme.